Vai, vai, già fatto. Posso parlare già? Buonasera a tutti, grazie agli intervenuti. Ringraziamo subito Aurelio Bracco che viene in mezzo a noi per parlarci delle possibilità che ha la fotografia di parlare, di spiegarci altro. Questo è il primo di tutti gli incontri che si svolgeranno all'interno di questa kermesse, fino al 30, poi saremo impegnati. Speriamo che man mano continui ad arrivare ad altri, chi è interessato a seguire gli interventi. Lo ringraziamo perché viene da Palermo. Io oggi non lo conoscevo, siamo conosciuti oggi, ma oggi mi sono passato un po' di tempo a guardare i suoi scatti nel sito nella sua pagina. Quindi non voglio levare altro tempo a quello che ha da raccontarci. Quindi ci pensa lui a intrattenerci. Bene, intanto mi sono passato poco. Con la bici mi posso sapere così io già sono un grande bambino, sono troppi coglioni, le parolacce mi possono, sono troppi coglioni, è un provocatore. Vi dico brevissimamente la mia storia fotografica. Ho fotografo da 19 anni, la prassi è stata laboratorio fotografico, oscura, stampa, sviluppo, poi ripresa, eccetera, eccetera. Dal 2003 abbiamo creato assieme agli amici una associazione fotografica che si chiama Academia Mosaica, che è tuttora attiva. Con Academia Mosaica abbiamo organizzato eventi per tutta la Sicilia, tutta la Sicilia. Siamo un punto di riferimento a Palermo per la formazione fotografica. In realtà io non è che insegno, non lo dico mai perché non c'è niente da insegnare nella fotografia. Parlo con chiunque di qualsiasi cosa. Ci arriverete.
Vi faccio due esempi per farvi capire quanto è facile, quanto ormai è diventato semplice fare delle foto. La prima è la seguente: l'altra volta mi trovavo a fare un intervento per la conclusione di un corso di fotografia, dovevo parlare di cos'è la sessione del fotografo, in realtà ho detto di altro, e per far capire che tutto quello che avevamo fatto durante il corso era quasi inutile, mi sono preso una macchinetta digitale. Sei foto, luce ambiente, passaggio su Lightroom, una selezione, sono due foto, Photoshop, 5 minuti di elaborazione, fianchi, vecchio, pelle, lineamento, eccetera, eccetera. Dopo 5 minuti era una foto bellissima, degna di un book di modello, degna di un'agenzia fotografica. E quindi capite quanto c'è l'intervento tale in questa produzione, significa che chiudo con foto. L'altro esempio che facevo ai ragazzi è: se voi prendete una scimmia, l'essere che si avvicina più alla razza umana, con meno intelligenza, gli insegnate a schiacciare un tasto, la mandate in giro per Caltanissetta, fotografate per 24 ore, la sera la ricatturate, scaricate i suoi 4.000 file, una selezione, un po' di editing per quelle 4-5 foto, li stampate 3 m x 4, un bel fondo come titolo, avrete già realizzato. Ragazzi, è così, vi chiamo ragazzi perché sono tutto a parlare ragazzi, ma ci sta pure, non è così? Sì. In linea generale è così. Quindi anche una scimmia per realizzare una vostra fotografica, purché poi c'è un intervento un creativo che tramite l'elaborazione è fatto andare a bene. Questo per far capire un po' quanto è facile fare fotografia bella, anche se poi c'è da capire cos'è una fotografia bella. L'altra cosa che mi fa piacere notare adesso che siamo nel 2012 è che chiunque, spero tutti, fotografi professionisti, amatori, appassionati, hanno la possibilità di avere un bel palcoscenico, che è quello di internet. Io sono convinto che tutti, o molti, avranno un sito, avranno un blog, se non hanno un sito non hanno un blog, hanno Facebook, se non hanno Facebook hanno Flickr, partecipano a delle foto community, dove hanno la possibilità di mettere in mostra le loro fotografie, quindi fare fotografie belle e poi andarla a pubblicare per vedere quanto è bella la mia foto, ricevere i commenti da parte degli altri. E così no? Chi ha Facebook? Chi ha Facebook? Chi ha Facebook? Io per esempio quando vedo Facebook vado a vedere i commenti, è una cosa che fa ridere e piangere nello stesso momento. Guardo tutte le foto e mi leggo tutti i commenti che c'è sotto. C'è la grande da ridere e piangere, non è un problema. Quindi la cosa non mi piace, nel senso che c'è un palcoscenico dove ognuno può mettere in mostra quello che vale, fa piacere. Vabbè, capire se valiamo, giusto? Quanto la foto vale per essere pubblicata, per essere messa in mostra? C'è un parametro che misura quanto una foto è bella? Chi me lo sa dire? No, secondo me no. Non c'è. Potrebbe essere soggettivo, però in realtà potrebbe esserci degli elementi che magari costavano gli addetti lavori per chiunque sono tutte le foto belle. La signora Ana ha toccato un tasto che a me non fa inorridire l'emozione. Se ne è fatto un abuso di questa parola emozione. Cos'è l'emozione che mi ha fatto? Secondo me, questa è sempre un'opinione mia personale, delle vostre emozioni, delle vostre fotografie, delle mie fotografie, delle emozioni che voi ci avete dato, non è niente a nessuno. Secondo me le fotografie non emozionano. Secondo me emoziona una mia fotografia se mi ricorda qualcosa di emozionante. L'altra volta ho fatto qualche giorno fa una fotografia col cellulare, una macchina fotografica, c'era un bel cielo bellissimo, blu con tante nuvolette. La prima cosa che mi è venuta in mente, c'era una chiesetta, io ho fotografato questa chiesa, con le nuvole, questo cielo blu e queste nuvolette blu. Se guardo quella foto a me emoziona. Perché? Perché mi ricordo un momento piacevole, accanto a una persona cara, un momento stato bello, quindi mi dà un ricordo piacevole. Ma se me la faccio vedere, ma che mi dice quella foto? Una chiesetta, no, mi dice una chiesetta blu e cielo, non ti dà emozione. Non ci credo. Yeah.
Invece quando tutti dicono, tutti i fotografi dicono, no, questa foto mi ha emozionato, no, sono andato a fotografare, ho fatto quel paesaggio perché mi ha emozionato, non mi frega niente adesso. Ascoltate. Non mi frega. Cioè, alla fine l'emozione è qualcosa di soggettivo. L'emozione è qualcosa di soggettivo che vale per sé. Per sé. Poi arrivare a emozionare con le fotografie, secondo me ci sono due elementi che dovete toccare secondo me. Il primo elemento è la botta di culo. La BDC. No, ma c'è una botta di culo per fare veramente una bella fotografia che è emozionante. La seconda invece è che dietro quella fotografia c'è veramente un'idea, c'è un progetto creativo, c'è qualcosa in cui non ci credo. E quindi si vede dalla fotografia che il progetto è stato portato a buon fine. Penso che per campo professionale qui non lo saprà confermare, la botta di culo può esserci, ma sono rari casi. Poi alla fine quello che servono sono le idee, sono gli oggetti, sono avere delle idee chiare per raccontare qualcosa. Ecco, fare foto è facile, fare foto belle è facile, però manca il racconto, manca l'idea, manca la creatività. Vale mio. Siete d'accordo su questo? Sì. È chiaro che tutti possono fare foto belle, penso che sì. Quindi secondo me l'idea in questo momento è cercare di andare a fare delle foto, perché è bello fare foto, anche la domenica quando uno non ha un cazzo da fare, vuole andarsene a fare foto per passarsi 6 ore, farle con criterio, non me ne vado ovunque allo sbando e fotografare quello che mi capita, ma avere dietro un'idea, un progetto e soprattutto quando realizzo una foto, aver già pensato che vuoi realizzare. Per capirci, faccio un esempio. Qua siamo a Caltanissetta, una città vicina, non so come sembra. Se vi do un foglio di carta e vi dico scrivetemi tutto quello che sapete di Enna, cosa fate? 3 righe? 4 righe? Dipende. No. Cioè, la legge proprio di sapeva farle perché stava tenendo in piedi la fame e l'esposizione. E
quindi faceva delle immagini, poche se ne vedevano delle immagini, ora invece no, ora se ne vedono così tante, e tra l'altro elaborate così tanto, che tu non capisci nemmeno la differenza, ma sarà vero o non sarà vero, ma questa modella è così magra, non c'è stato qualche ritocchino sotto, e quindi farsi a morte. Quindi quello che dici tu è assolutamente vero. E questa cosa, poi te lo faccio notare, nel momento in cui affronto questo tema della creatività, cioè l'idea che nasce con la creatività, che poi dovrei poter arrivare anche oggi con voi. È bello parlare così a vuoto, però è qualcosa di mio da lasciare. Quindi abbiamo detto, abbiamo parlato con la professoressa delle foto, e come riuscire a fare la delle foto. Io sono uno di quelli che a livello professionale ogni tanto deve alzare un po' il tiro e utilizzare un po' l'ingegno, la creatività per riuscire a presentare dei lavori che poi devono essere parlati. Quindi ho cercato di studiare un po' come affrontare la creatività all'interno del mio progetto, del progetto fotografico. E dal punto di vista ora lo sto cominciando a formulare. C'era un leone che si svegliava la mattina alla gazzetta, la strada della gazzetta. La strada della gazzetta. Poi la prima cosa qualche tempo fa a Londra, chi aveva dei grossi debiti e non riusciva a pagarli andava in prigione. Ci fu un contadino che aveva un grosso debito con un usuraio e non riusciva più a pagarlo. L'usuraio gli disse: vabbè, tu hai una bella figlia, io non sono solo, mi dai tua figlia e sposa. Dice: no, mia figlia è così bella che è stata un usuraio vecchio e brutto, assolutamente no, me ne vado in prigione. All'usuraio aveva una geniale idea, ecco già una geniale idea. Dice: tiriamo a sotto, mettiamo due sassolini in un sacchetto, uno bianco e uno nero, la ragazza ne tira fuori uno, se esce quello nero, lei diventa bianco e tu condoniamo di tornare. Se esce il bianco, vi liberate dal debito e tua figlia rimane contenta con il contadino. A quel punto il contadino dice: c'è la percentuale del 50% delle cose possono andare bene, ovvero ok, accettiamo. Allora, era un mondiale con dei sassolini bianchi e neri a terra, l'usuraio si cala, prende due sassolini e li mette in un sacchetto. A questo punto la ragazza si accorge che non ha messo due sassolini, uno bianco e uno nero, ma di nascosto ne ha messo due. A questo punto, se voi vi trovaste nella condizione di scegliere, o meglio, nella condizione della ragazza che ha visto quello che è successo, cosa fate? Iniziamoci a pensare. Spariamo prima che abbiamo parlato della giornata. È un ragionamento piccolissimo, ma è importante, ma rimanevo per una soluzione. Dai, chi vuole sparare qualcosa? Io vorrei dire prima non mi faccio delle scarpe. Ma già all'interno della casa che ci sono già nel senso di è stato sleale, quindi si potrebbe dire: guarda che sei stato sleale, giusto? La ragazza può dire: no, sei un imbroglione. A quel punto però l'usuario potrebbe dire: vabbè, non ne facciamo più nulla, tu prego il gioco e basta. L'altra soluzione quella potrebbe essere fare finta di niente e mettere la ragazza la mano. E dice: vabbè, mi sacrifico io parlo con il genitore. Invertiamo la scelta, se esce il nero io sono libera, se esce il bianco vengo esposa da te. Però lei si è accorta che ha messo due neri all'interno. Dice? No, però dice invertiamo la scelta. Anche questo. Quello che è accaduto, io ho preso quello che è accaduto. Quindi ha trovato un trucchetto, ha pensato oltre quella zona delimitata, non ha
ha pensato più a Cappadello dove stava il sassolino, ma dovendo andare a finire il sassolino bianco, ha trovato una soluzione ideale. Ed è la stessa cosa che ci capita quando dovremmo fare delle fotografie. Non vi è mai capitato? Faccio un esempio, giusto così ci capiamo. Andiamo a Parigi, vogliamo ancora fare la Torre Eiffel. Che facciamo? Ci andiamo a Cappadello, aspetta, mettiamo la foto. Ve lo dico io, fotografiamo la Torre Eiffel, scegliamo tre elementi. La scena, cioè come fotografarla? Dall'alto, dal basso, lontano, vicino, di giorno, di notte, una scena qualsiasi, te la lascio immaginare. La seconda cosa che facciamo è la composizione fotografica. Ne siamo pieni, forse poi che già fotografato la tua scena, giusto? E la terza cosa, quindi scegliamo la scena, la composizione fotografica e tutti i tecnicismi delle macchine fotografiche. Io per tecnicismi ormai dico tempi di frame, obiettivo, profondità di campo, tutto quello che ha a che fare con la smania di andare a toccare strumenti della macchina fotografica. Non facciamo questo? Quindi andiamo a Parigi, andiamo a Torre Eiffel, scegliamo la nostra zona, scatto. Chiunque farebbe così, ci siamo. Cosa avete fatto? Avete fatto una foto che può essere bella, ma una foto qualsiasi, che potrebbe fare chiunque, siamo d'accordo. Siamo d'accordo che potrebbe fare chiunque. E quante ne vedete? Una marea di foto tutto uguali. Possono avere piccole differenze, però avere piccole differenze, ma se il soggetto è il Torre Eiffel non è molto altro che mettere nella regola dei terzi, leggendo a destra, leggendo a sinistra, ci mettete una qualsiasi cosa, la persona fate di giorno, fate di notte, la prendete dal basso, ma alla fine sempre la regola. Perché? Perché noi fotografi, comunque chi ha approccio alla fotografia, è così, è quadrato. Non pensa altro che alla scena, come deve farlo, dove mettere la sua composizione. Poi la smania di vedere di affermarmi un obiettivo metto un 200, metto un 50, eccetera, eccetera. Alla fine facciamo sempre questo. È la nostra maniera di fotografia. Con il ragionamento di poco fa, invece, dovremmo fare delle foto creative. Come si ci arriva alle foto creative? Prendendo qualcosa che non ha niente a che fare con la Torre Eiffel, che potrebbe essere da qualsiasi cosa. Potete sparare adesso un cavolato, un bacio, un motorino, delle scarpe, tutto quello che vi può capire. Cosa che c'è davanti. E poi partire da un elemento che non c'entra assolutamente nulla con la Torre Eiffel e andare indietro, 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 indietro e cercarci un colore. Cosa abbiamo detto? Bacio. Scarpa e motorino. Bacio. Chiamate una coppia, la fate baciare e fotografate la coppia baciata con lo sfondo e la Torre Eiffel. Non pensate che sia una cosa molto creativa? Scarpe. Vi mettete a terra e fotografate una scarpa che cammina con lo sfondo della Torre Eiffel. Oppure due scarpe diverse tra di loro. Una magari di un ragazzino tutta questa colorata, una di una donna elegante, con in mezzo la Torre Eiffel. Due scarpe con la Torre Eiffel che ci sono in mezzo di altri. Motorini. Datemi poi, vedete, una foto da fare, guardate che fare con un motorino. Mentre li prenda. Una foto monocromatica, l'arrugginito del ferro con una vespa rossa. Potrebbe starci, il contrasto. Far salire una persona in piedi su una vespa e guardare da lontano la Torre Eiffel. Cioè, alla fine se ci possono inventare cose, non è... Però capite, abbiamo preso un elemento, non ha niente a che fare con la Torre Eiffel. Non è un elemento di disturbo, ma è un elemento integrante per far diventare quella foto diversa. Questo ragionamento non è che si fa subito, però se non ci pensate mai non ci arriverete mai. È un processo che è graduale, ma che sviluppa tanto l'intelletto. Lo utilizzano soprattutto i grafici, quando fanno dei lavori pubblicitari, pubblicisti, insomma, si chiama. Quindi riuscire a prendere qualsiasi cosa dal caos totale, un elemento, non ha niente a che fare, utilizzarlo come metodo. Che ci porta all'elemento principale che è quello della Torre Eiffel. Ripeto, possiamo fare tantissimi esempi, se poi ne vengono altri, prendeteci un elemento, ci mettiamo dentro la Luna, ci possiamo mettere quello della Luna, aspettiamo che la Luna arrivi. Sì.
di non confondere con le foto bizzarre, perché fare un omino che tocca la punta della Torre Eiffel con la prospettiva di Leonardo non sembra una foto bizzarra, ma ripeto, sono inutili. Cioè, tutto quello che noi facciamo come foto normale sono inutili. Cioè, diciamoci sul serio, non serve assolutamente a nulla. Una foto è utile quanto risolve un problema. Può essere anche insomma, un problema normale, perché se una foto creativa che va in un museo, magari sarà venduta, quindi ci risolvono due problemi, però non c'è giusto. Io sono convinto di questo. Poi può essere che io fantastico e... Non sei il solo che sono. Allora, facciamo un altro esempio. Per esempio, ho capito pure che nel momento in cui riesco a fare fotografie mi accorgo che già ho visto quell'immagine, sono sul letto, ma già ho visto quella foto fatta così dal letto. Sono nella piazza di Caltanissetta, già ho visto su per giù quell'immagine e quindi sono molto influenzato dalla previsualizzazione che ho avuto in passato. Cioè tutti gli elementi passati li riordino, capisco che qualcosa è stato fatto e quindi cerco di scostarmi un po', ma l'idea è sempre quella. Vi è capitato mai di arrivare, oppure vi è capitato mai di vedere della foto e dire ah questa è bella, quasi quasi ci voglio andare pure io in quel posto, voglio fare la stessa foto e magari fare una foto leggermente diversa. Vi è capitato mai questo ragionamento? Sì, perché siamo sempre guardanti. Io mi cedo pure che sono guardato, anzi dico sempre che i fotografi sono professionisti, sono molto quadrati perché cosa fanno? Utilizzano la massima probabilità di riuscita. Io devo fare un servizio fotografico, mi faccio il sicuro, non vado a creare una foto creativa in un matrimonio dove rischio che poi quella foto non è capita alla risposta, giusto? Quindi tendo a non lavorare mai di creatività, ma a lavorare forse di esperienza, di routine, perché devo assicurare un po'. Però mi piace l'idea che possiamo prendere spunto da vecchie foto, da vecchie immagini che abbiamo in mente, per lavorare in maniera diversa, trovare dei punti di riferimento diversi, smontarli e creare magari una cosa completamente nuova. Per esempio, il movimento dell'acqua quando viene congelato, lo sapete fare tutti in macchina, giusto? Tempi lunghi, bloccate l'immagine dell'acqua movimento. Siete d'accordo? Sì, fatemi degli esempi di immagini con l'acqua in movimento che viene bloccata, che viene bloccata. Cascata, mare. Cascata. Il mare, l'andare e venire del mare che si ferma e diventa mare, Michael Ken. Non da che sembra anche sugli scopi. Ok, giù, una persona in un balcone, una persona sotto, questa è il caratore d'acqua, ma l'acqua non deve toccare il soggetto.
Esatto. Locale, imbattito in arte, infatti c'è lei che è il campione che dice. Esatto, quella è una foto creativa. C'è una foto. È bello vedere anche il dopo foto. Magari non c'è utilizzare la ragazza, utilizzare due bambini, tre bambini, però ci potrebbe essere. Però ancora più creativa. Siamo tutte persone grandi, possiamo andare anche nello shock. Sono una serie di idee di questo. Però già hai visualizzato il suo secchio. Per esempio, se non sei il secchio. Non ti preoccupare. Non ha modificato. Non ha modificato. No, ma l'acqua c'è un po' di si assoggia. Forse rientriamo un vicino pieno d'acqua, poi potrei esplodere in un momento, proverai a essere capisca. Era proprio quell'elemento che ci ha focalizzato, ci ha fatto dire questa è una bella foto. Tentare di arrivare a quell'immagine con una cosa molto diversa. Quindi ci sta tutto. Io per esempio l'avevo, non l'avete messo un panzone nervoso che vomita. Scusa, però secondo me è come dicevo
capire quanto una foto vale. Una foto ricordo tu, è una foto, ma per me non vale niente. Non vale niente, per me non vale assolutamente, può essere bellissima, ma non vale niente. Se invece c'è un progetto, c'è un'idea, e poi c'è un'idea creativa, quella foto vale, racconta qualcosa. E anche gli addetti ai lavori, invece anche gli addetti ai lavori, vi accorgerete che c'è qualcosa di diverso. E già lui l'ha notato sul suo giornale, giusto? Perché comunque c'è un progetto dietro. Quindi noi siamo influenzati tantissimo dalla televisione, dalle altre immagini, dalle altre fotografie, e soprattutto quello che noi inviamo su Facebook, su Flickr, su YouTube, non facciamo altro che immagazzinare il nostro cervello con tante altre foto inutili. Ragazzi, sono foto inutili, foto che non serviranno assolutamente a nulla. A maggior ragione non serviranno a chi vuole diventare fotografo, perché poi se vuole passare il dolore del cuore della domenica, non cazzo la fare a casa, vuole stare a fare fotografie, o altro, farsi una passeggiata, da gol, fa quattro scatti e si ricorda. Ma chi parte con l'idea di voler diventare fotografo, che sia un fotografo creativo, che sia un fotografo di moda, di matrimonio, anche pubblicitario, deve partire con l'idea che non deve più guardare le fotografie degli altri e tenerle, giudicarle perché sono belle. Dovrebbe un po' andare a cosa, studiare un po' la storia della fotografia, vedere le idee del passato, come erano le foto creative dei nostri maestri fotografi. Poi da ripartire con l'idea sua. L'altro giorno, qualche giorno fa, parlavo con dei ragazzi di un fotografo austriaco, Wolfgang, adesso non mi ricordo bene. Questo è un genio. Fotografo con l'Asserdam, se sei di anche a non fa altro. Ha girato tutto il mondo. E il suo progetto qual è? Fare delle foto di paesaggi con tempi lunghissimi. Cioè, lui ha tutte le sue foto dove c'è l'acqua, col cielo in movimento, soggetti statici, le piazze, gli alberi, però tutto il resto si muove, quindi tempi lunghissimi. Ma sono delle foto spettacolari, perché danno un senso di gioia, di tranquillità, poi gli è che me l'ha fatto bene, molte mascherature che c'erano, quelle delle foto spettacolari. Lui sta girando il mondo, nella sua vita, sta facendo solo questo. Sta facendo solo foto, quadrati, bianche e nero, cinematografie, tutte con tempi lunghi. È uno dei più grandi fotografi del mondo. Questo non significa che dovete fare solo un ramo della fotografia, punto e basta. Però iniziate ad avere dei piccoli progettini, delle piccole idee che vi possono portare avanti in qualcosa. Considerate che tutto quello che è, considerate che per realizzare il fondo creativo dobbiamo toglierci dentro tutto quello che è standard. Tutto quello che è? Che è standard. Faccio un altro esempio molto semplice. Ho avuto un missionato già dal ristorante, una foto di gioielli. Foto di gioielli. Era una casa. Appese ad un albero, come frutti. Io non faccio il lavoro che è creativo, giusto? Quando il ragionamento che fa una buffa, come si fa? Ma io velluto, velluto nero, poi prendo la mano. Bravissimo, quello che si vede in tutte le volte che dice io. Quindi poi ci vuole dettagli, definizione.
incazzate per cercare di arrivare a una soluzione. E abbiamo preso il marmo, il legno, tutta la roba di plexiglass, il vetro, facciamo un riflesso, facciamo, cerchiamo di fare delle luci particolari, il velluto blu che illuminiamo con degli spot. Abbiamo cercato, impazzivamo per cercare di fare questo cosa per 2 giorni, se 2 giorni non ce la facciamo più. Alla fine sembra che è finita. Alessandro, che facciamo? No, andiamoci a mangiare un piatto di spaghetti. Spaghetti! E intanto fu un'idea che non c'entrava niente, era il caso. Abbiamo fotografato gli oggetti con i gioielli immersi in oggetti realizzati. Abbiamo fotografato l'uovo con il sopra la corona che era un anello. Un uovo con sopra l'anello. Abbiamo fotografato un bracciale che teneva un mazzo di spaghetti. Abbiamo fotografato una collana all'interno di un cesto di ciliegie. È ovvio che poi l'idea creativa è una cosa, la realizzazione fanno, continuano a fare i grandi fotografi ad oggi. Ne è uno famosissimo, Steve McCurry, che pur utilizzando il colore in una determinata maniera, quindi tutte le regole possibili e immaginabili, però ha sempre un racconto dietro, cioè, che può essere quello... di un contadino siciliano che indica un
bastone, a Troina, Robert Capa. A Troina, non è solo all'americano che è messo in passato. Questa qui poi è stata detta che è stata una finzione, cioè non era vero. Ma infatti adesso le finzioni, non so se il caso si è visto del contadino e dell'americano, che proprio è sproporzionato. Quindi per farvi, per dirvi che anche più noti, vorrei dire che comunque ci mette un po' di fuoco. Ce l'ha messo tante, solo che è saltato su una mina. Sì, è saltato su una mina. Una foto è bella se c'è dentro un'idea. Se una foto è con la barzelletta. Se la devi spiegare perché è riuscita bene. Quindi tornando al discorso iniziale sull'emozione. Sì. A questo punto è l'idea che deve emozionare. Certo. Perché la foto in ogni caso qualcosa te la deve trasmettere, la foto. Le foto banali, ci possono far fare un sorriso, ma poi finito il sorriso passano di nuovo, non ci serve più nulla. Le foto creative che raccontano qualcosa, dove c'è veramente un racconto dietro, ma lo noti perché si vede, quelle lì ti rimangono. Potete vedere da oggi in poi gli altri esempi, capirete che quelli che mi sono rimasti in mente sono quelli che realmente raccontano qualcosa. Tutta la sequenza del video Toscano. Eh? Non volevo prendere questo argomento perché visto che Maurizio Giuseppe ha accennato, ne possiamo pure parlare. La foto è bella quando all'interno di questa fotografia il fotografo ci ha messo diverse componenti. La prima è la cultura del fotografo stesso, i tecnicismi che ci stanno, il senso del gusto. Queste tre cose ultimamente non funzionano tanto e quindi molti fotografi diventano creativi quando non mettono più il senso del gusto, non mettono i tecnicismi. Quindi voi potete vedere fotografie di moda di alto livello, brutte, dove veramente brutte, brutte, forse oscene, addirittura volgari, però fanno parlare e quindi sono più vendibili. Quindi c'è anche il senso del brutto che diventa bello. Su questa cosa, secondo me, non avete ciò che fare, almeno chi inizia a fare fotografie, perché si perde un po' il senso della bellezza. Poi ripeto, la bellezza è sempre dettata dalla cultura che ha. Diciamo un grande fotografo, se tu guardi il grande fratello, fotografa bene il grande fratello. Certo. Se tu leggi tanti libri, inizierai a fotografare con più immaginazione, con più intelletto, con più fantasia. Anche troverai dei rimandi a quello che hai letto. Bravissimo. Ci sono fotografi di moda, Lasciapelle, Richardson, che ormai fanno una foto bruttissima anche per il momento. A proposito, c'è un esempio, Sellerio, che è stato un grande fotografo, ha dei riferimenti nelle sue fotografie a grandi dipinti della storia del Novecento. Sì. Ma guarda, noi non ne possiamo fare a meno di prendere dei riferimenti. Come dicevo io poco fa, una foto bella di vista, di una scena inquadrata già previsualizzata nostramente, non è fatto per immagazzinare. Poi sta a noi smontare quello che abbiamo immagazzinato e presentarlo in una forma diversa. Penso che sia la cosa più semplice. E quello che poi, se continuiamo questo processo, riusciamo a creare qualcosa di diverso, a fare qualcosa di creativo. Ci scherzo con i miei ragazzi che vengono, ripeto, a parlare di fotografia perché dico che non li insegno. Ci scherzo su e ogni volta che loro vengono mi dicono: sai, non andate a fare foto, eravamo in tre, se andate al porto c'è la fotografia, ma non abbiamo fatto né pescatori, non abbiamo fatto tramonti, non abbiamo fatto cani e gatti. Poi mi fanno vedere le foto, mi piacerà, hanno seguito un po' il processo di creare le cose del caso. Quindi hanno dei tempi che sono più comodi sul del marco, che è la luce del mare, cioè hanno capito che comunque mi porta che riescono a conoscere. Certo. Bene. Qualche altro spunto di riflessione mentre ci troviamo
c'è il fotogiornalismo adesso che ha sconfitto il record, che funziona ancora. Ma lei sa già anche sì, dovrebbe rimanere quello che è al momento, non creare, quello che passa, è il momento che passa. No, funziona, ma pure in realtà funziona ancora. Cosa cambia realmente per un fotografo? Allora, dal punto di vista della creatività, nulla. Se prima era creativo, attualmente è creativo. Dal punto di vista lavorativo, il mondo cambia la professione. Tutti i fotografi professionisti cominciano ad essere meno fotografi e più grafici. Un fotografo deve essere tecnico di computer, deve essere grafico, deve conoscere la foto, deve conoscere i livelli, deve conoscere il processo colore, deve conoscere la stampa. Quindi ti ha semplificato tantissimo il processo produttivo. Però ti ha tolto un po' di intelletto, io lo dico così in maniera povera, ti ha tolto un po' di intelletto. Perché tu prima mi concentravi sul fare? No, perché io prima dicevo la luce giusta. Infatti, cioè prima eri un po' più... Ora invece la luce può essere piatta, ma io sul Photoshop non la correggio. No, certo. Quindi semplifichi il lavoro dei professionisti, abbassa il livello dei fotografi, da un lato c'è un guadagno, dall'altro c'è una mancanza di idee. Io purtroppo oggi ho l'idea di non fare più foto belle, perché tanto le fanno tutti, ma fare foto creative, foto che raccontano l'idea, proprio per questo motivo, perché non ne possiamo più di foto belle. Prima siamo stanchi, cioè, vabbè, nella moda si sono fatto brutte perché siamo stanchi di vedere le modelle perfette. Quindi c'è la modella di questa immagine non penso che siamo più stanchi di vedere le bellezze. Nella moda se ne deve parlare, quindi forse parla più. Immagine brutta che non è bella, però sì, la bella è sempre la vita, quindi alla fine sempre la vita. Bene, allora chiudiamo questo primo incontro con Renzo, penso che sia stato veramente interessante, gli spunti siano stati veramente di alto livello, perché poi alla fine abbiamo interagito, quindi abbiamo messo anche del nostro. Grazie.
entrare in casa.